No. Claudio Scajola, buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Bene, adesso direi bene. Grande, ministro, possiamo chiamarla Ministro, la ministro? possiamo chiamare ministro? In Francia si dice ancien ministre. Ah, ex Da ministro, ex, ancien sì. ministro in Però francese. potenziale futuro ministro? Potenziale futuro ministro si può Ah, dire? guardi, di questi tempi credo che fare il ministro non sia il massimo della vita. Ah, Cioè? cioè in che senso? Porta sfiga? Ma nel senso che, per la verità, con i tempi che viviamo, impegnarsi in prima persona per governare un paese è talmente complicato che si prendono più accidenti che consensi. Dunque lei mi sta dicendo che siccome lo sanno tutti, sta preparando la grande rentrée, il francese l'ha introdotto lei, in politica e il ministro in realtà non lo vuole fare, o sbaglio, in questo momento? Ma guardi, io non so cosa voglio fare, so una cosa, che abbiamo bisogno nel nostro paese di recuperare il confronto sui programmi, sulle idee, perché mi Sì. sembra che sia diventata una grande caciara. Per esempio quella che la frase che ha detto la signora Pisapia, sì, la signora La Pisapia, la signora signora Moratti. Moratti su Pisapia, sono un po' rincoglionito, nell'ultima parte del confronto su Pisapia che avrebbe rubato una macchina, eccetera, eccetera, notizia Ha poi falsa, ha sbagliato, no? sbagliato la Moratti, secondo lei? Io credo che il confronto politico non si faccia sulle accuse personali. È vero che adesso si sta strumentalizzando alla rovescio, cioè si sta pompando all'eccesso questa vicenda. Io so che Pisapia, sul piano della giustizia ad esempio, ha presentato molte proposte di legge quando era parlamentare che sono condivisibili. Ma al di là di questo, cerchiamo di fare il confronto sui programmi e sulle idee e sulle cose. Ma sa, quando c'è il nervosismo di campagna elettorale, talvolta si trascende. È scivolata, la signora Dunque lei Moratti è dice scivolata. era troppo nervosa la Moratti. E beh, sa, la Moratti è oggetto adesso della posizione più difficile, perché per tutti, essendo il sindaco in carica, deve essere eletta al primo turno e invece tutti quanti scagliandosi contro di lei, lei gioca contro il resto del mondo, quindi si può capire il nervosismo. Ma Vabbè, Scajola, certo. perché la Moratti ha speso così tanti soldi per questa campagna E in fondo elettorale? è un Perché sindaco ce li ha. uscente. Perché ce li ha, beh. Bella Perché ce li ha. risposta, Cioè, bellissima. lei che, certo, non è che proviene da una famiglia di Umile, nullatenenti, umile, sì. insomma, comunque è un borghese, eccetera, li avrebbe spesi. Cioè, non è un po' immorale spendere 15 milioni di euro, così sembra, 10, 15 milioni di euro, 12, per una campagna Ma la elettorale? riconferma il secondo mandato soprattutto, visto Ma che dovrebbero sa, parlare i fatti, no, Scajola? in una città grande raggiungere le persone è molto complesso e ci vuole l'utilizzo molto forte dei mass media e quindi per raggiungere Milano con questa legge elettorale succede così. Sono in qualche modo i lati non condivisibili dell'elezione diretta dei sindaci. Negli Stati Uniti, che c'è l'elezione diretta dei presidenti della federazione statunitense, i costi sono enormi, spaventosi. Sì. Quindi ci sono dei lati positivi e c'è anche il lato negativo del costo della campagna elettorale. Comunque lei non si scandalizza, mi sembra, per queste cifre. No, dice la politica, se uno ce li ha, li spende, giusto? Ma sa, la Moratti ce li ha lei, è Eh molto beh, peggio per sì. quelli che li vanno a cercare in modo strambo. Senta, Scajola, torniamo un po' al suo ritorno in politica. Lei ha detto una cosa interessante all'inizio. In questo momento spendersi in prima persona, non me la sento, è Si così? rimane Ho una scottati. No, mia non dico questo. interpretazione. Intanto nessuno me l'ha offerto di tornare al governo e quindi lo leggo sui giornali. E questa credo si Cioè, ma lei stia lo in una farebbe in questo trasmissione momento, come la Ministro? Zanzara. Mi dica la verità, il Ministro in questo momento lo farebbe oppure no? Dipende a che cosa e dipende da chi mi viene chiesto. Per cosa si Cioè, sentirebbe per esempio, pronto? si parla delle politiche comunitarie. Lei è stato Ministro dell'Interno, Ministro dello Sviluppo Economico, diventerebbe Ministro delle politiche comunitarie? Guardi, tutti i ministeri sono importanti, dipende da come si svolge il compito. Non credo esistano ministeri di serie A e di serie B. Esistono persone di serie A o persone di serie B. Dunque lei se Berlusconi le offrisse, che ne so, le politiche comunitarie o un altro ministero potrebbe anche accettare? Valuteremo, vedremo, ragioneremo, come ho sempre fatto, non ho mai chiesto niente. Senta, nella querelle tra Tremonti e Galan, in questa sfida all'ultima sciabola, lei con chi sta? Con Tremonti o con Galan? Galan ha detto, insomma, sto Tremonti è socialista, ci fa perdere le elezioni, mette troppe tasse. Scajola che dice? Se non c'era Tremonti, i conti dello Stato sarebbero oggi in grandissima difficoltà. Quindi Galan sbaglia. E se Galan non avesse governato il Veneto come ha governato, oggi forse
non avremmo una maggioranza di centrodestra così vasta. Quindi accusa Galan, cioè lei dice che Galan è responsabile del fatto che avete consegnato il Veneto alla Lega, questo sta dicendo. Che abbiamo ottenuto un forte consenso in questi anni in Veneto. Sì. Beh, poi che ci sia della concorrenza molto forte in questo momento di campagna elettorale fra Partito della Libertà e Lega mi pare una cosa normale. L'importante è che nessuno pensi di avere dei diritti di veto. Senta Scajola, no, torniamo alla questione del ministero, no, il ritorno in politica, no? Ritorno in politica, lei non è che se n'è andato dalla politica, ha risolto una questione di cui parleremo fra poco. Preferirebbe più, se mai qualcuno glielo offrisse, un ruolo nel partito o un ruolo ministeriale? Ripeto quello che ho detto prima, dipende da qual è il progetto che si deve portare avanti. Occupare un posto per se stesso non significa niente. Cioè, per esempio, fare il coordinatore unico nel partito lo farebbe? Se il progetto è, come credo dovremmo affrontare, di fare un partito popolare europeo anche in Italia, riaggregando forze, passando sopra a difficoltà del passato, sarebbe un grande progetto e se Berlusconi lo volesse portare avanti sarei a fianco a lui. Ecco, per esempio, un partito con tre coordinatori, andrebbe cambiata questa cosa, ci vorrebbe un coordinatore questa unico. Questa era una cosa provvisoria, un partito nato all'improvviso, appunto, mi è sembrata una scelta logica, è evidente che la provvisorietà ha un limite di tempo. Non è già stato superato questo limite di tempo? Ma abbiamo avuto tante cose da fare, tante difficoltà, un periodo pieno di problemi a non finire. Adesso credo che il Presidente del Consiglio ci metterà la testa dopo le elezioni amministrative. Senta, una cosa ancora sul tipo di campagna elettorale a cui stiamo assistendo negli ultimi giorni, no? Berlusconi è certamente il suo leader, però sta usando dei toni che usa spesso in campagna elettorale, per carità, nessuna novità, almeno secondo me. Però alcune parole tipo metastasi, che non ha utilizzato lui, bensì la Santanchè, ma anche Berlusconi ha parlato di magistrati, di alcuni PM di Milano come cancro da estirpare. Lei le userebbe queste parole? Bisogna vedere sempre il contesto. Se uno estrapola una frase durante un discorso fatto a braccia, non scritto, dove c'è un pozzetto che viene assecondato da una platea e casomai suggerito da qualche malevolo suggeritore, è diverso. Questo è chiarissimo. Cioè, non sono condivisibili. Lei è molto abile. La sua storia democristiana, diciamo, è abilissima. Il contesto lo capisco, però alcune cose si possono tranquillamente isolare. Però possiamo girare il discorso? Possiamo vedere Berlusconi quale patimenti ha avuto alcune pubbliche accuse in questi anni, in questi 15 anni? Cioè, per esempio, la Boccassini perseguita Berlusconi, secondo lei? Berlusconi è perseguitato da alcune procure da più di 15 anni in maniera mai vista da nessuna parte al mondo. Quindi la Boccassini è una di quelle che perseguita Berlusconi, o no? Se lo dite voi, ce ne sono diverse. Ahimè, non c'è chi ha l'esclusiva, ce n'è più di uno. Ce n'è più di uno. La Boccassini non ha l'esclusiva, ce n'è più di uno. Senta, voi avete avuto una sorta di come dire, mutazione antropologica nel vostro partito. Siete passati da Martino alla Minetti, Scajola. Questa è una battuta, dai. No, è una battuta. È la tua battuta. Siete passati da Martino Marzano alla signora Minetti. Ecco, però lei crescendo e diventando molto più grandi, dal 18% siamo arrivati fino ad avere insieme agli ex AN una percentuale oltre il 30%. E abbiamo anche aperto a tanti altri, siamo molti di più, ma che ci sia anche qualche bella ragazza non è male, No, d'accordo, no, ma lei, questo va lei però, diciamo, Scajola, una come la Minetti l'avrebbe candidata? Perché no? Perché no? Perché è stata candidata la Minetti, secondo lei? Secondo giro la domanda a Scajola. Perché è stata candidata? Perché? Punto di domanda. Perché? E io le potrei dire, e perché sono stati candidati tanti altri consiglieri regionali, per quale motivo? Perché uno lo conosce, viene considerata con una testa buona, utile al proprio compito. Lo sa che proprio ieri ero in Veneto, in Lombardia per campagna elettorale, in quel di Varese e di Gallarate, e ho chiesto notizie a qualche consigliere regionale di com'è la Minetti in consiglio regionale. Mi è stato detto sempre presente, sempre puntuale, sempre disponibile
Una dei più presenti e più efficienti consiglieri regionali. Scusi, però allora, ci mancherebbe pure che una persona allora, scelta da Berlusconi perché ha un rapporto personale, non voglio indagare di che tipo, con Berlusconi, viene messa in un listino bloccato, va al consiglio regionale e viene eletta al consiglio regionale in automatico, come dice Formigone, manco ce va. Cioè sarebbe una cosa pazzesca, o no? Ha ragione lei, però non deve essere neanche il fatto che uno sia una bella ragazza, che sia piacente, molto piacente, come la Minetti, non deve essere neanche una motivazione per non avercele. Cioè non è che la Racchia ha il diritto di stare nel listino e la Bella no. Diciamo che nel listino ci dovrebbero stare, con equilibrio, tante diverse categorie di persone. Cioè, lei sta dicendo... No, torniamo alla battuta della Russa, che non era una battuta dell'altro giorno, in cui ha detto nel centro-sinistra ci sono molte più Racchie rispetto al centro-destra. Condivide? Ma guarda, io sono convinto che in Italia siano molto superiori le belle donne dalle brutte donne. Non credo sia un problema di appartenenza politica. Dunque ha detto una stupidaggine. Da ragazzo trovavo più disponibilità, casomai quando andavo in giro a fare lo scavezzacollo, trovavo più disponibilità in quelle che votavano a sinistra, ma non vuol dire niente questo. E che vuol dire, scusi, quando lei era giovane erano più disponibili quelle a sinistra? Forse ve lo dico, c'era più apertura da quel punto di vista, no? Adesso uso una terminologia così, la davano più facilmente. Eccola. Non ho sentito, c'è una difficoltà di comunicazione. Una difficoltà. Torno fra due rimanga minuti. Lì perché dobbiamo dopo parlare. Dopo la pubblicità torniamo per altri 5 minuti. Di cosa parliamo? Della casa? Vabbè, no. Dice lui, risolto. No, rimanga lì, non se ne vada Scaiola minuti. Che c'è la casa. 800-24-00-24, in esclusiva la Zanzara, Claudio Scaiola. Certi mercati sono irrequieti, difficili da domare. In tanti cercano di avvicinarli. Noi li cavalchiamo da anni. Anche nei mercati remoti del mondo c'è un gestore UbiPramerica pronto a farti cavalcare le opportunità per i tuoi investimenti. Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, fatti guidare da chi conosce la strada. UbiPramerica, tu alla guida dei tuoi risparmi. UbiPramerica ti aspetta a Rimini, a IT Forum, il 19 maggio alle 14. Attenzione, prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. www.ubipramerica.it. Massimo Fabris, titolare BF SNC. La nostra azienda produce macchine vogitrici per trasformatori elettrici. Per molti anni abbiamo sofferto le dimensioni e l'organizzazione dei nostri principali concorrenti. Grazie all'export specialist Comarc, oggi esportiamo in Germania, Turchia, Asia e Nord Africa con un modello moderno e vincente e siamo alla costante ricerca di nuovi potenziali mercati e clienti. Diventa anche tu un'azienda di successo con Comarc. Comarc 800-123-640. Comarc www.aziendedisuccesso.it. Il mio papà fa l'architetto e da quando ha il nuovo smartphone con le mail può lavorare anche da casa. Il problema è che vuole sempre giocare con me, ma io non ho tempo. Passa a Vodafone Partita IVA, puoi scegliere la soluzione giusta per dedicato. Con Full Optional Extra hai Samsung Galaxy Ace, mail, internet e più di 2000 minuti di chiamate a soli 69 euro al mese, più servizio e più risparmio. Vai su Vodafone.it o chiama l'800-127-777. Vodafone. E nel tempo libero cosa le piace fare? Ci piace andare al cinema, a cena fuori. Quando dice ci piace, a chi allude? Io e la mia 500 Twin Air. In pratica, lei non stacca mai. Io stacco sempre all'ultimo. Anche Fernando Alonso guida la nuova 500 Twin Air. E col nuovo programma Fiat Più, 500 Twin Air è tua a 190 euro al mese con valore minimo futuro garantito e 4 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. TAN 695 TAG 1001, saldo approvazione Sava, fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla anche sabato 14 e domenica 15. I professionisti e le aziende che utilizzano i software Team System hanno più tempo per ascoltare i propri clienti. Scegli chi ti sa ascoltare. Scegli Team System e i suoi partner. Team System, software e servizi integrati per aziende, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, associazioni. La scelta giusta. Team System, the way ahead for your business. È ora, mettiti in proprio. Leggi Millionaire, mille idee per farcela. Avvia una scuderia di Shot Girl, un autolavaggio eco, una pescheria 2.0. E con Millionaire anche internet diventa un'opportunità. Ma c'è di più. Un'inchiesta per guadagnare dentro e fuori le palestre. Corri in edicola. Fitness, che business. E in regalo con Millionaire, la guida per un'estate in forma. E sorbole, che fisico. Ok, adesso dimmi con un tono più istituzionale GDF Suez. GDF Suez. Ma perché alzi la voce? Perché sono pieno d'energia. Ho capito, però questa volta dai, scandisci per bene le parole, su. GDF Suez. Oh, finalmente, eh? Vai avanti.
GDF Suez è un grande gruppo internazionale che mette sempre il massimo dell'energia in tutte le sue forme, eolica, solare, da fonti tradizionali. Bravo! Per saperne di più visita gdfsuez.it. Salve, mi scusi, in questo parco c'è una fontana? Certo, vada dritta per... Poi giri. E poi di nuovo... Ed è arrivata. La miglior manutenzione è quella che non si fa notare. Per questo c'è ManutenCop Facility Management. Per ambienti ogni giorno più efficienti e puliti. ManutenCopFM.it. Svoltare a destra. No, a sinistra. Fermarsi e chiedere indicazioni. Cerchi la strada giusta per gestire i tuoi crediti? Scegli le soluzioni Assicom. Con oltre 20 anni di esperienza, Assicom ti offre soluzioni complete per tutelare la liquidità aziendale, informazioni commerciali e recupero crediti in Italia e all'estero. Assicom.com. La Zanzara. 800-24-00-24, ancora qualche minuto con Claudio Scajola alla Zanzara, 800-24-00-24. Già ministro, ancien, com'è Scajola, ancien? Ancien ministro, non è male. Ancien ministro. Ancien Senta ministro. Scajola, è Tremonti il successore di Berlusconi? Sicuramente uno che sarebbe capace a farlo. Sarebbe capace a farlo. Ma il più capace? Sarebbe uno capace a farlo, sicuramente Tremonti. Ma non c'è stata un'investitura praticamente da parte di Berlusconi nei giorni scorsi? No, non era un'investitura quella. Ma sono dichiarazioni che il Presidente ha fatto evidentemente per dare il giusto riconoscimento a chi ha delle capacità, ma poi il problema non si pone, guardi. In questo momento non si pone il problema della successione, lei dice? No, non si pone, no. non è il problema. Qualcuno dice che quando Berlusconi pronuncia un nome è per bruciarlo. Ma no, casomai l'effetto può essere quello di sembrare che uno venga bruciato. Ma sicuramente non è l'intenzione sua quando lo fa. Senta Scajola, la questione della casa, lei dove si trova in questo momento? A Roma, per caso a casa sua, via del Frontale? Sono a casa mia Imperia. Imperia. Ma la famosa casa per cui lei si dimise, sì, è in vendita? Oppure lei ci è tornato ad abitare? Chiariamo un po' questa cosa. L'ho messa in vendita, come ho dichiarato già più volte. Sa perché? Sì, perché? Perché ormai sia io che la mia famiglia ci troviamo a disagio in un'abitazione che è stata oggetto di una campagna mediatica tremenda che ci ha levato ogni tranquillità di star lì dentro. Ma solo per questo, perché come lei sa, l'inchiesta è terminata, io sono estraneo a questa inchiesta, estraneo. Nonostante molti giornali, la stragrande maggioranza, sono una campagna mediatica paurosa, mi hanno accusato, processato, addirittura condannato e credo anche scontato la pena. Scusi un attimo, ma è in vendita per esempio a che prezzo? Scusi se sono indiscreto, a che prezzo è in vendita? Lei lo sa che il prezzo è dato dal raggiungimento della volontà tra chi vende e chi acquista. L'ho messa sempre in vendita, vedremo le offerte quali saranno. Vabbè, più o meno, qual è l'indicazione? Senta, guardi, io su tutto voglio scherzare, ma non su questa vicenda perché non sono no. abbastanza. No, però mi interessa proprio questo che lei ha detto, che tutti i giornali hanno scritto la medesima non verità, lei dice. Ma c'è qualcuno dietro allora che ha, come dire, una manina orchestrato che ha dato questa velina ai giornali? Guardi, secondo io lei solo che... questo. Sentiamo. Che gli atti che sono stati pubblicati e sono quindi a tutti in disponibilità hanno dimostrato come io non sia mai stato messo al corrente né dell'esistenza né del movimento di assegni o altro da parte di chi che sia, e hanno anche evidenziato che io non ho fatto nessun favore, nessun atto, nessuna cortesia, nessun vantaggio né a Balducci né a Nemone né ad altri. Quindi io so quello che ho pagato la casa, cioè, e tutte le testimonianze confermano al momento dell'atto quello che è avvenuto. Quello che è successo al di là non è compito mio, è stato compito della magistratura, che mi ha riconosciuto estraneo a questa vicenda, punto. Scusi un attimo, oggi il Fatto Quotidiano pubblica un articolo in cui si sostiene, questo senza entrare nel dettaglio, che lei avrebbe avuto rapporti di lavoro con questo signore, tale Anemone, anche quando era ministro dell'interno. È tutto falso? Non è vero? Vuole rispondere? Voi eravate già in trasmissione. Sì. Alle ore 17 di oggi, sì, un'ANSA di Perugia, della Procura della Repubblica di Perugia, sì, risponde al Fatto, non io,
La Procura della Repubblica di Perugia risponde al fatto e dice, glielo leggo perché ce l'ho davanti, sì. I documenti vagliati dagli inquirenti perugini non sono scaturiti elementi ritenuti utili alle indagini, quella relativa ad alcuni lavori su condizionatori d'aria installati al Ministero dell'Interno nel 2002, quando era guidato da Claudio Scajola. Chiaro? Questa è la Repubblica di Quindi se lo dice la Procura della Repubblica. Che ci sia ancora, come ho letto sul Fatto di stamattina, come avete letto voi, sì, qualcuno che vuole anche dare lezioni alla magistratura di come si devono fare le indagini, mi fa veramente sorridere. Senta, però lei, è uscita la notizia che lei in realtà c'era tornato ad abitare in questa casa, non è vero? Io da un paio di mesi vado a dormire in questa casa. In attesa di venderla, in attesa di venderla. È già venuto qualcuno a visitarla? Venderla, al di là dell'inchiesta al quale sono estraneo, come la Procura ha certificato dopo 13 mesi di inchiesta, ho deciso di venderla perché da come l'hanno distrutta non è più il mio nido e il nido della mia famiglia. Non c'è più serenità, insomma, dice, non c'è stato più sereno. Un'ultimissima cosa, però, è questa. C'è, comunque, rimane il problema di una casa che è stata pagata da lei una cifra, qualcun altro, lei, secondo la Procura, secondo l'indagine, è estraneo, qualcun altro ha pagato degli assegni, pagato una differenza. Ma lei, ecco, a lei risulta che è stato fatto per questa casa? Ma no, quello che si leggeva era questo, insomma, nei giornali disinformati che hanno scritto Zampolini dichiara portaio di assegni a Scajola, Anemone portò gli assegni a Scajola e gli atti smentiscono totalmente tutto quello che è stato scritto. Cioè i giornali hanno inventato, lei sta dicendo, non c'è neanche nei verbali della magistratura, tutto inventato. No, per quale motivo secondo voi io sarei estraneo a questa inchiesta? Scusi un attimo, quella casa lei l'ha pagata 610.000 euro, mi sembra, una cosa del genere, no? Non solo, ho fatto di più, sa? In questi mesi, quando mi sono dimesso da ministro, con un atto che mi pare inusuale, proprio per rispetto delle istituzioni, per poter capire cosa stesse succedendo, ho fatto una attenta perizia del valore di questa casa e ho fatto di più. Sono andato a vedere nel 2004 gli atti di compravendita in tutti quei palazzi vicino, e ce n'è anche uno nello stesso palazzo, a quale valore dichiarato sono stati venduti. 975.000 mi sembra risulta il valore, no? Questo è il valore della perizia. Il valore dichiarato degli atti dei dipartamenti venduti in quel periodo, in quel rione, fanno ritenere congruo il prezzo che ho pagato io. No, però scusi, lei anche nel documento che ha pubblicato su web dice che il valore di quella casa è più o meno di 975.000 euro, cioè un terzo superiore. Dice che il valore di quella casa è di 970.000 euro. Sì. E dice anche tutto quello che ho verificato con gli atti di compravendita di appartamenti similari, andando a vedere le metrature, che il valore medio dichiarato di tutti gli atti di quel periodo è congruo alla cifra in cui l'ho pagato io. Cioè, va bene? L'ha pagato. Guardi, io il processo non me lo faccio fare alla radio. No, ma ho spiegato in maniera chiara come sono le cose. Vabbè. Questi sono gli atti dell'inchiesta. Non ci sto più ad essere strumentalizzato da nessuno. Non prego soltanto, siccome l'ho già fatto, di andare a vedere ognuno e tanti quali prezzi e quali valori hanno dichiarato nell'acquisto delle loro abitazioni. Dunque il prezzo che le ha pagato è congruo. Questo. E questo è certificato. Bene. Grazie Scajola, buon lavoro. A voi. Arrivederci. I titoli della 7.